Anche i ragazzi della scuola media Don Milani Colombo di Genova sono coinvolti nelle iniziative per il giorno della memoria della Shoah. Donatella Bartolini. Le madri vegliarono a preparare con dolce cura il cibo per il viaggio. Non fareste anche voi altrettanto? Se dovessero uccidervi domani col vostro bambino, voi non gli dareste oggi da mangiare? Scritto da Primo Levi dopo il suo ritorno dal campo di Auschwitz, dove era stato rinchiuso dalla fine del 1993, Se questo è un uomo, racconta il periodo di prigionia compreso fra due terribili inverni nord europei, inverni durante i quali lo scrittore vide numerosi suoi compagni morire di stenti, di freddo e di lavoro massacrante. Semplice e asciutto nella scrittura, senza domande ma colmo di riflessioni, il libro racconta un sistema, il lager, organizzato e finalizzato all'annientamento della dignità umana. Successivamente fu adottato spesso il sistema più semplice di aprire entrambe le portiere dei vagoni, senza avvertimenti né istruzioni ai nuovi arrivati. Entravano in campo quelli che il caso faceva scendere da un lato del convoglio, andavano in gas gli altri. Per ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione degli ebrei, i circa 300 alunni della scuola media Don Milani Colombo di Genova si impegnano a leggere per intero il testo di Se questo è un uomo. La lettura si svolge nella palestra della scuola, oggi fino alle 22, vigilia del giorno della memoria. Che cosa hai tratto da questa lettura? La tristezza e la consapevolezza che di dover morire di queste persone che venivano trasportate ad Auschwitz o negli altri campi di distruzione.